Ogni volta che cerchiamo la via del privilegio o dei benefici per pochi, presto o tardi la vita sociale si trasforma in un terreno fertile per la corruzione, il narcotraffico, l'esclusione delle culture diverse, la violenza e persino il traffico di persone, il sequestro e la morte. Nel primo discorso ufficiale pronunciato in Messico, Papa Francesco si è rivolto alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico subito dopo essere stato ricevuto dal presidente per la prima volta nella storia al Palacio Nacional, sede del potere esecutivo federale in Messico. Un grande paese benedetto con abbondanti ricchezze naturali e dalla presenza dei suoi giovani oltre la metà della popolazione. Un popolo ricco di gioventù ha detto il pontefice, un popolo capace di rinnovarsi, di trasformarsi ma un futuro ricco di speranza si forgia in un presente dove tutti, in special modo le istituzioni, si impegnano nella promozione della dignità umana, nella costruzione di una società nella quale nessuno si senta vittima della cultura dello scarto. Ai responsabili della vita sociale, culturale e politica Papa a Bergoglio ha raccomandato di offrire ai cittadini l'opportunità di essere degni protagonisti del proprio destino, soprattutto attraverso l'effettivo accesso a un'abitazione adeguata, a un lavoro degno, alla giustizia reale, a un ambiente sano e pacifico.